Ciao fans, nella seconda parte di questo viaggio siamo ripartiti dal lago di Resia dopo aver fatto volare il drone e ci siamo diretti verso il passo di Resia che abbiamo trovato chiuso per una gara in bici. Dopo esserci consultati con due ciclisti abbiamo trovato una strada alternativa da cui siamo entrati in Svizzera. Dopo un breve tratto di statale siamo arrivati all'inizio del Fluela Pass dove nonostante fosse inizio luglio c'erano ancora due laghi completamente ghiacciati che abbiamo potuto apprezzare meglio dal cielo grazie al Mavic. Dopo aver fatto volare il drone siamo scesi del Fluela Pass in direzione Albula Pass ed è proprio qui all'inizio dell'Albula che ci eravamo salutati. Vi lasciamo quindi ora con la terza parte di questo viaggio. Buona visione! Ci sei? Ma non sei? Dove sei andata a fare l'inversione in Lapponia? No! Amore, dove sei? Dove sei andata a fare inversione? Sto andando 30 all'ora, sei andata in Lapponia? Non so io. Ah, muoviti al c'era sta roba. Non ti vedevo più! La strada è una dove devo essere andato! Non ho capito! Cioè, non puoi aspettarmi! Ma se andavo a 20 all'ora! Andavi a 20 all'ora, certo! No, dopo ti faccio vedere il video e vedi quanto andavo. Ero in seconda, ero fermo. Adesso non far l'offesa, mi sono fermato, infatti. Cioè, andavo a 20 all'ora, mi sono fermato e fai l'offesa. Porca ma deve finire questa roba dello sterrato, Possono rifarli in inverno i passi? Con la neve? Vabbè, fa niente. Cioè, ma guarda quanto è. Cioè, c'è anche un tornante fatto di ghiaia. Ah, ma è proprio off-road qua. Porca merda. Ho preso il sasso in pieno, Sti c***i. Cos'era? Ferrari. E inizia la salita dell'Albula Pass. Le premesse non sono state buone. No, era enduro. Oh, mucca, sei il tornante. Ah, guarda lì la montagna. Beh, mi sembra bello anche questo. Tornante. Oh, mi hai distanziato. Ma va? Dove sei? Mi hai dato strada. Devo impegnarmi per recuperarti. Guarda, dove sei? Qua dietro. Perché? Non so, vai forte. Vabbè, perché è tutta libera la strada. Mi andavo a dichiarare un po'. Sto arrivando. Ti ho raggiunta. Ma che figo questo paesaggio. Bellissimo. Un po' sembra un dalmata, tutto a macchie. Questa è una perla. Guarda qua che vallata alluvionale. Guarda quanta acqua c'è poi. Guarda che muro di neve. Cioè, in realtà è una collina ricoperta dalla neve. Esatto, però c'è anche quel lago. Il lago un po' a destra, un po' a sinistra della strada. Guarda un po', che fico! Che spettacolo! Questo qua è la camminata di Dio, di Gesù, di Cristo, di dov'è? Sì, vabbè, quello lì insomma. Quella che c'è a Bergamo, Brescia, cos'è? Ah, quello... ma l'han tolto, è durato un anno, Il ponte su, non so, cos'è, quel pezzo lì lo droniamo assolutamente. Ah, c'è 60 qua. Ma secondo me saremmo anche arrivati, immagino. Penso di sì, c'è il... questo qua sarà il rifugio, bistrò, e poi basta. Sì. Vediamo giù dall'altra parte. Albula 2315. Sì, 2315, tipo il Bernina. Vieni che andiamo a vedere cosa si vede dall'altra parte. Ma l'Albula dove scende? Ah, se scendi dall'Albula puoi risalire dallo Julier. Ma sono questi telepass. Sì, fatti con legno. Qua è una desolazione. Sì, abbastanza, poi tutti sti tralicci. Facciamo una versione lì dove c'è la curva. Chissà che cacchio sono sti robi. Se qualche fan se lo sapesse ce lo può dire nei commenti sotto il video. Giusto. Comunque è veramente strafichissimo qua. Aspetta, Sarebbe figo metterli in mezzo le moto. E dove? In mezzo alla strada. Fallo tu, che io, così se arriva qualcuno sei sulla moto ti puoi spostare. Io ti faccio la foto. No amore, dove vai? Ah, non è che ti devo inseguire a piedi, Era qualcuno? Sì, un Ferrari. Puoi tornare indietro così sei puntata verso di me? Mettiti in centro la strada. Tu dimmi se arriva qualcuno dalla mia parte. Vai più in mezzo. Sì, amore, ho paura, dai. Se non arriva nessuno, si aver paura.
intanto guardo di là, tu guarda di là, che poi lo devi fare anche a me, eh? Ah, così? Cosa così? Scappata, te ne sto facendo una di traverso. No, ho paura, dai. Vabbè, amore, dai, c'hai paura. Perché già lì che me ne fai a me? Anche perché penso sia uno dei posti più fighi che ho mai visto, con il lago a destra e a sinistra così. Okay. Grande. Che gioia, che voglia di vivere che hai. Non riesci a trasmettermela tutta. No, resisti. Adesso viene la parte più difficile. Cosa? La valassina. Che gioia. E comunque sono le 7:15, quindi anche dal giro di oggi torniamo presto la prossima volta. Guarda qua che ha fatto la grotta. Vabbè, tanto anche ieri abbiamo mangiato a mezzanotte. Sì, infatti. Sai cosa mi piace di te? Tra le altre cose, che non caghi il c***o, o meglio, poi quando a volte lo caghi ti rimetto subito in riga e smetti. Cioè, sei un'altra tipa e ho fame e devo fare la pipì. No, io ho fame e voglio mangiare adesso. Ma non ci possiamo fermare. Ma se io ho fame, voglio fermarmi. Madonna santa. Ah, beh, quello no. La cosa bella di guidare a quest'ora è che non c'è nessuno per strada. Speriamo che anche in Valassina sia così. Lì ho i miei dubbi. Ogni domenica che siamo partiti alle 9 ho trovato coda. Occhio che c'è il semaforo qua, Dove vai? Porsche. Ha quasi toccato, Mica tutte macchinone. Vai. Enduro qui. No, occhio che lì c'era il buco, Vai piano e cerca di schivare i sassi appuntiti. Fine dell'enduro. Occhio che c'è le gomme con la polvere e la mia ha pattinato. Beh, diciamo che da come era partito pensavo fosse tutto così, invece su era bello. Destra, allo stop. Questa è tipo la Valtellina, ma più bella. E comunque siamo arrivati a St. Moritz alle 8:20 di sera. Comunque a me questi giri qua da vichingo mi gasano un sacco, È che tutte le settimane non reggo più il ritmo. Ho bisogno ogni tanto di riposarmi, tipo domenica scorsa che veramente non ce la facevo più. Sì. Perché, cioè, guarda, arrivi qua con un po' la penombra, il sole che tramonta sul lago, che poesia. Proprio bello St. Moritz. Però forse, sai che come paesaggio mi piace di più avanti, dove c'è Silva Plana? Guarda che spettacolo con questa luce. Questo pezzo qua è veramente bellissimo. Dai, andiamo che qua si può andare. Dai che siamo arrivati al Maloja. Qua ci siamo fermati l'altra volta. Qua sotto c'è il passo. Vai Lady KTM, vai davanti che qua ci facciamo un po' di bagarre. Attenzione! Però mi veniva meglio coi tedeschi sullo stelvio perché faceva più ridere. Ma poi hai rivisto il video? Sì, fa scassare. Attenzione, hai deciso di passare male, attenzione! Ora guarda tutte le ste drapate. Comunque abbiamo dietro due macchine e non riusciamo a staccarle, Sarà il caso di aumentare il ritmo? Ok, mi impegno adesso. Vorrei mica che pensino, guarda che sfigati quelli lì in moto che non riescono neanche ad andarci via. Ma guarda che ci sono la gente che lavora qua, che lo fa tutti i giorni, è in macchina, fanno morire. Cazzo, oh, non riesco a passarti, No? No. Ma no, dai, non è vero. Perché ci sono troppe curve. Forse devo ingarellarmi di più per superarti.
Ma c'è? No, ti ho sorpassata. 60 qua, merda. Qua è come quando entri in pit lane, che schiacci il tasto devi andare a 50. Ecco, questo qua è un è interfaccia italiano. Ho visto, ti ho superato. Cioè, boh. Adesso lo faccio passare perché mi ha rotto il ma sto non hai visto? Stava facendo il frontale. Chi? E uno dall'altra parte ha superato. Si sono mancati non di tanto, Vai. Qua ginocchio terra, Qua ce la facciamo. Non ce l'ho fatta neanche stavolta. Che bello sto pezzo con le curve. Sai che è una delle ultime curve. Oh, ma guarda, è il buco nella roccia. C'è il suono sicuro. Figurati in Italia, sarà abbandonato. Deserto. E siamo in Italia, attenzione! Comunque mi aveva fatto spaventare la mia diuchina qua. E poi invece aveva solo la tosse. Madonna che puzza che fa sta roba. Oh, non respiravo più. Anche la discesa del Malaya l'abbiamo finita. Adesso ci aspetta tutta l'SS36. Gioia. Direi che possiamo vederci direttamente a casa. Così vi salutiamo. Intanto noi ci teletrasportiamo. Teletrasporto. Bene fan, siamo quasi arrivati a casa. Abbastanza presto, 22:34. Bene fans, siamo arrivati a casa, sono le 22:40. Comunque, complimenti perché è un giro da campioni questo. E quindi ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video. Ciao fans! Sono le 10:30 e siamo dal benzinaio perché non siamo ancora arrivati a casa. Te e i tuoi giri da vichinghi. Qua altro che vichingo, da eroe. Vabbè, salute i fans. Ciao fans!